lo schermo e le emozioni. Scrivere una storia per il cinema o per una serie TV è sicuramente l'aspirazione di tanti ed è dallo scorso anno anche un concorso promosso da Archie Movie e dal regista Roberto Faenza, in collaborazione con la Fondazione Premio Napoli e con il patrocinio del Comune di Napoli, dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Abbiamo 700 ragazzi stamattina da tante scuole della Campania che hanno partecipato a questo concorso. Abbiamo dei premi che Roberto Faenza ha riconosciuto come degni perché i testi che sono arrivati sono ottimi e speriamo anche che possa uscire un film come lui ipotizzava l'anno scorso. Quindi lanceremo anche la seconda edizione pensando sempre come al solito che c'è fame di cinema a Napoli, c'è a Ponticelli come c'è al centro storico, come c'è in periferia e che questo può essere catalizzato a volte in delle manifestazioni che portano alla luce tutta questa fame di cinema. Sono rimasto veramente colpito dalla intelligenza, la sapienza e direi proprio dalla immaginazione di questi ragazzi. Mi ha colpito sinceramente, non pensavo che dei ragazzi dai 14 ai 18 anni fossero così maturi nelle loro proposte. Se fossimo in America, una gran parte di questi soggetti bandati avrebbero delle reali possibilità di realizzazione, perché molti di questi progetti sono ambientati nel fantastico e quindi questo presuppone una capacità produttiva che in Italia non c'è. Stamattina nella splendida cornice della Basilica di San Giovanni Maggiore la premiazione della prima edizione e la presentazione della seconda, che si rivolge a tutte le scuole medie e superiori della regione Campania, invitando gli studenti a scrivere un soggetto cinematografico o televisivo, allo scopo di stimolare e promuovere nei giovani partecipanti la produzione di diverse forme di scrittura legate al linguaggio audiovisivo. Scrivere addirittura per l'immagine, quindi per lo schermo, è ancora più complicato. Scrivere immaginando che subito dopo questa scrittura diventerà carne e vita, beh, è decisamente più complicato, quindi è un'operazione, diciamo, meritevole quella che si sta conducendo e quindi al Premio Napoli, che insomma che si occupa non soltanto di letteratura ma diciamo di tutto ciò che ha a che fare con la scrittura, sembrava giusto essere presente e partecipare a questa iniziativa. Il tesoro dell'intelligenza dei nostri ragazzi è il nostro bene più prezioso, quindi da questo punto di vista veramente un grande apprezzamento, in particolare a coloro che tutto questo fanno nelle zone di frontiera più difficili, in particolare nelle periferie, quindi una bella iniziativa e tanti ragazzi che hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova, di sviluppare nuove attitudini, nuovi interessi, nuove curiosità, insomma di alimentare i propri sentimenti, le proprie conoscenze e quindi costruire la propria soggettività.